La Primavera vince a Gussola il derby contro la Treponti Solarolo e si giocherà probabilmente con la Canetese secondo posto nel girone B di terza. La squadra di Cappelli prova a mettere paura per prima con la conclusione dopo 40 secondi di Trasforini che trova la parata di Beati. Risponde subito la Primavera col diagonale debole di Pezzola. Protesta la Treponti all'ottavo minuto, la sforbiciata di Trasforini trova la deviazione di Belli Franzini che però non è di mano come voleva l'attaccante ma di faccia. Si cambia campo e arriva la staffilata di Ambrosini che al decimo sblocca in questo modo la situazione. Ora la Primavera viaggia meglio anche se Mitoi in percussione alza la palla di poco. Alla mezz'ora arriva comunque il raddoppio, merito di Mogni che si alza bene sul secondo palo e mette dentro lo 0-2. Si alza bene pure Belli Franzini in difesa riuscendo a deviare un cross insidioso quando Beati era già stato scavalcato. Bella azione poi della Primavera, Pezzola per Beati che cerca il giro ma trova la risposta del portiere Grossi. Occasione d'oro prima di fine tempo per Mitoi, la sua zuccata su cross da destra finisce alta di poco. Nella ripresa ritmi un po' più bassi, ma partita che resta godibile. Prima Igbulefu in diagonale manca di poco la porta, poi Maglia ha una doppia chance liberatosi sul lato destro dell'area, ma trovi in entrambi i casi Beati che avvalanga e evita che la gara si riapra. La Primavera con spazi più ampi ci prova ancora prima con Rosani e Kossing, murati da portiere e difesa, poi con la percussione di Pezzola al quale manca il campo per concludere l'azione al meglio. Gli ultimi spari sono per la Treponti, che almeno un gol lo meriterebbe, Resinelli calcia alto da ottima posizione, Soragna invece su assist di Bianchi trova il palo a negargli la rete.